Simone, allora, c'è questo derby molto atteso con la Juve Stabia, Casertana che ha ritrovato una certa solidità difensiva, però bisogna mettere la palla dentro anche per vincere la partita, no? Sì, ovviamente quello che manca è proprio la parte finalizzativa, diciamo, già sabato ci è mancata, anche se dopo un primo tempo molto, secondo il mio punto di vista, molto ben giocato, abbiamo palleggiato bene, siamo andati più volte nella loro zona difensiva, ma purtroppo non è arrivato il gol e ne ho sbagliato anche uno io, tra l'altro, quindi sono un po' pentito. Manca un po' l'ultimo passaggio, manca proprio la finalizzazione, insomma, Sì, un po' dell'azione. di cattiveria sotto porta è quello che ci manca, ma ci stiamo lavorando e sono sicuro che presto arriverà. Parliamo di questa partita con la Juve Stabia, match per te dal gusto un po' particolare con la Juve Stabia, anche se il tuo passato è riferito solo alle giovanili, appunto con la Berretti, però insomma affrontare questa squadra non è la prima volta che succede No, no, no. per te, però Come insomma. sappiamo, i derby in Campania sono tutti molto sentiti, anche la loro tifoseria sarà abbastanza accesa, visto che il Menti comunque è uno stadio importante per questa categoria. La partita sarà secondo me molto vivace, entrambe le squadre cercheranno di portare a casa il risultato e quindi noi ci metteremo tutto il nostro impegno per portare i 3 punti a Caserta. Magari potrei anche non essere d'accordo con la Casertana fino adesso, a prescindere anche dalle gestioni tecniche, la squadra che ha saputo esprimersi forse un pochino meglio quando si è trattato di non dover necessariamente fare la partita, quindi magari con la Juve Stabia potrebbe il fatto di dover lasciare, o meglio, di attendere insomma quello che fa la squadra Sì, di casa. ovviamente ogni squadra, cioè ogni partita è a sé, quindi le squadre, soprattutto quando giocano in casa, tendono ad avere il pallino del gioco. Noi comunque la nostra caratteristica principale è quella di comunque provare a giocare per poi andare in avanti e non ci proveremo anche domenica. Certo è che questa classifica bisogna smuoverla, insomma, ok. Assolutamente sì. Ok, in bocca al lupo allora. Crepi.